Via. Ciao Giorgio. Allora ci troviamo anche qui. Anche a te. Allora ci troviamo qui anche oggi, siamo un po' diventate come se diciamo radio dell'Accademia delle Libertà. Non, che è molto esattamente. Che è molto meglio, è molto più seria di quella che fu Radio Londra, no? Certamente, dire, Radio Londra lasciamo andare perché senti, era una preparazione per i coglioni. I coglioni all'epoca credevano di fare i dritti, perché in Italia abbiamo sempre a che fare con i coglioni, no? Purtroppo. I coglioni credevano di fare i dritti perché sentivano Radio Londra. Mm-hmm. E questi idioti dell'epoca gliela lasciavano sentire, capito? Sì, infatti. No, io gli facevo qualche iniezione di cera delle orecchie, così toglievo la voglia una volta per tutte, eh? No, perché io... Allora, per dire come fanno quelli che vogliono, per dire come fanno quelli che vogliono gestire il potere, mm-hmm, ti leggo subito una cosa a proposito delle orecchie. Sì. Eccolo qua. Vediamo. Le sette menzogne capitali. Ah, bello. Di chi è il libro di? Di Zesima. Ho capito, beh, interessante. Tu come al solito ormai. No, sentiamo quello. No, io te volevo dire questo. Noi oggi parliamo ancora della Siria, anche se dobbiamo fare un altro argomento. Che poi lo... Sì, parleremo ancora della Siria, sì. Ma in generale. Sì. Nell'ambito di un quadro geopolitico generale, sì, e dei comportamenti di certa gente, capito? Infatti, allora, visto gli sviluppi attuali, no? Che lo dico dopo, non so tu che notizie hai, ma da quello che ho letto io un po' qua e là, sembrerebbe, dico e sottolineo, sembrerebbe che l'attacco previsto per domani pare che lo vogliono rimandare ancora, perché stamattina su Televideo Rai, ma anche su Televideo Mediaset, ho letto che il Wall Street Journal ha detto che Assad non ha affatto usato le armi chimiche. Cioè, parliamo del Wall Street Journal, che tu sai che in America è il giornale dell'alta finanza americana, insomma, no? Ecco, ho letto questa notizia qui. E allora, dopo questa notizia, Obama si dice che abbia riunito il suo gabinetto e che ci pensano su, ci pensano qua, ci pensano là. Ha riunito al gabinetto. Anche, sì, ha riunito al gabinetto, sì. Tra una scorreggia e l'altra, capito? Ha sentito il vaticinio di Bernard-Henri Lévy. Eh sì, benissimo. C'è giusto al gabinetto, può dire le sue porcate. E infatti quello continua a dirlo ancora, purtroppo, le porcate. Allora senti, ti voglio passare la parola. Alla faccia di chi lo sente. Senti, gente che merita di odorare, ecco, scorregge, allora, e mangiare stronzi. Purtroppo sì. Ti voglio dire una cosa, che vorrei anche che tu commentassi quello di Caroli, che ieri è circolato, per farlo sapere ai nostri amici che non lo sanno. Sì. E quindi ti lascio la parola anche per definire un po' il quadro generale della situazione. Allora, intanto partiamo da quello che è stato scritto stamattina sul Corriere della Serva. Dunque, allora, intanto il Corriere della Serva si è sempre più definito per un'organizzazione di serve che scrivono porcate nell'interesse di loro signori, tant'è vero che Bernard-Henri Lévy, noto esponente dell'ebraismo europeo, ha detto una marea di schifezze nei confronti della Siria. Ora, questo a noi ci deve servire per capire chi era esattamente Henri Lévy. Allora, questi qui sono tutti ebrei, esponenti dei vertici del famoso 68. Se noi andiamo a vedere quali erano quelli che artatamente, figurativamente, in via del tutto mediatica, erano stati messi ai vertici del 68, vediamo che sono tutti quelli di questa razza, quindi tutta gente preparata per fare una serie di operazioni facendole passare per progressismo, né più né meno di quelle che sono state fatte nell'Africa del Nord, con la cosiddetta primavera araba. Esatto. Diciamo subito che quella non è la primavera, ma è l'autunno della cultura islamica, ma questo qui è un discorso che riguarderà loro. Se sono capaci di affrontare le cose bene, se no peggio per loro. Certo. Torniamo a noi.
siccome siamo partiti da Bernard Henri Lévy, incominciamo a leggere qualche frase che c'è scritta in questo libro. Questo è un libro che non è stato pubblicato ieri, ma qualche giorno prima. L'editore Alberto Gaffi, editore in Roma, copyright 2004. Bene. Qui ci sono tutta una serie di retroscena del comportamento di questi figli di puttana, e ne leggiamo uno, pagina 103. A proposito di terrorismo, una parte di questa strategia del terrore era l'operazione Fenice, un programma di omicidi messo in atto dalla CIA, non dal Qaeda, ma dalla CIA. L'idea, dice Zepesauer, era di mutilare l'FNL, Fronte Nazionale Liberazione, uccidendo personaggi influenti come sindaci, insegnanti, dottori e esattori delle tasse, chiunque insomma aiutava il funzionamento del governo parallelo dell'FNL nel sud. Tra il 1968 e il 1972 centinaia di migliaia di civili vietnamiti furono radunati e consegnati alla polizia vietnamita per indagini, dice l'ex agente della CIA Ralph McGee. Gli interrogatori si svolgevano di solito all'insegna di brutali torture. Alcuni furono gettati dagli elicotteri durante gli interrogatori, aggiunge Zepesauer. Allora, quelli che erano buttati dagli elicotteri, non solo qui, ma anche dalla mostruosa dittatura argentina che era stata impostata dagli Stati Uniti e con la quale in un modo o nell'altro aveva avuto modo di collaborare o di avere dei buoni rapporti un santuomo, non diciamo chi è, un santuomo che tanto è puro che va sempre in giro vestito di bianco. Andiamo avanti. Per immaginare. Puoi immaginare? Allora, immagina, come diceva quell'attore americano che adesso è andato giù di testa, poveraccio, un bell'uomo, a me è sempre piaciuto, faceva la pubblicità del caffè, diceva immagina, e immaginiamo, vorrei che loro fossero nelle parti di quei poveracci che erano buttati giù dagli elicotteri. K. Barton Osborne, un ufficiale americano dell'intelligence militare in Vietnam, testimoniò che i sospetti dell'operazione Fenice venivano torturati con le scariche elettriche e con l'inserimento nell'orecchio di un perno da 6 pollici che veniva spinto fino al cervello finché la vittima non moriva. Questi sono i trattamenti di favore che gli americani fanno a quelli che non gli stanno simpatici. Sempre così hanno fatto. William Colby, che divenne in seguito direttore della CIA, era il responsabile dell'agenzia per l'operazione Fenice. Definendo il programma una necessità militare, portò il bilancio dei morti a 20.587. Quando il congresso gli chiese, siete sicuro che noi possiamo riconoscere un membro del VCI, infrastruttura Vietcong, da un leale membro della cittadinanza del Vietnam del Sud? Colby replicò, no, signor membro del congresso, non lo sono. Quindi questi uccidevano per uccidere. Hai capito? L'operazione fu un'azione congiunta tra Stati Uniti e Sud Vietnamiti che stimarono l'ammontare delle vittime in 40.994. I massacri delle vittime civili in Vietnam verranno affrontati nella menzogna numero 7, perché questo qui è un libro dedicato e diviso in menzogne. E io a questo punto mi sono fermato un momento, ma c'è un'altra frase che devo aggiungere. Saddam Hussein non era Hitler, dice Mark End, era un tiranno che aveva le proprie mani totalmente impegnate a mantenere docile la popolazione e non aveva il tempo di invadere nazioni. Esatto. Per invadere il Kuwait,
tranne quando gli fu dato il via libera dagli americani nel 1994. Quindi questo noi sappiamo perfettamente qual è stata l'operazione portata avanti dalla Albright. Infatti. E Saddam Hussein, che credeva negli americani, poi dopo, quando stava per morire, se n'è accorto che era una fiducia mal riposta, capito? Credete che la Albright gli aveva dato l'autorizzazione di invadere il Kuwait, il ringraziamento della guerra che al servizio degli statunitensi Saddam Hussein aveva portato contro l'Iran e maglia le incorse. Credo che adesso gli iracheni abbiano capito la lezione. Una guerra che è costata 600.000 morti, purtroppo. Allora, questa è una cosa che volevo dire, e qui c'è tanta roba, ovviamente. Ecco, adesso, questo, no, volevo, tanti sì, questo esatto. Volevo dire se potevi commentare quello che tutto. Tutto, se potevi commentare quello che tu hai mandato di Caroli, no? Per chi non lo sa, per chi ci ascolta. E parlare un po' di questo Caroli. Allora, che... noi abbiamo cercato, io ho ricevuto il messaggio di questo importantissimo nostro committente, che di questi tempi, io penso che sia una persona che, oltre ad avere una grande esperienza sia di carattere internazionale, sia di carattere politico europeo, sia come giornalista in Italia, credo che questo nostro caro amico che ogni tanto ci manda dei messaggi sia un po' in là con l'età. Sì, sì. Questo amico ci ha mandato una serie di informazioni relativamente recenti, con le quali ci comunica talmente tante notizie che non le possiamo ovviamente riassumere tutte in un paio di frasi. La cosa più interessante però è che lui ci ha spiegato, e noi ne siamo perfettamente convinti, del perché le truppe militari egiziane abbiano sparato sui fratelli musulmani, chiamati abitualmente in Egitto figli di Sion. A questo punto penso che non ci sia nient'altro da aggiungere, mi pare, no? No, assolutamente no. L'esercito egiziano ha sempre svolto una funzione nazionalistica con la quale noi siamo perfettamente d'accordo, fin dai tempi in cui tanto Negib quanto El Sadat, quando Nasser, aspettavano che gli italo-tedeschi entrassero in Egitto, ecco, nel 1943. A tal proposito vorrei ricordare ai nostri, quelli che ci ascoltano, che ci sentono, che proprio il presidente Anwar al-Sadat ha scritto un libro che finora è soltanto in lingua araba, che ricorda i giorni in cui gli ufficiali egiziani, Nasser e altri, aspettavano che le truppe dell'asse arrivassero al Cairo. Esattamente. Comunque è un'operazione che loro volevano portare a termine, liberarsi degli inglesi e contestualmente liberarsi di una dinastia che era assolutamente asservita a quelle degli inglesi, né più né meno della dinastia della che era asservita agli inglesi, che fu abbattuta poco tempo dopo, pochissimi anni dopo, da Gheddafi in Libia. Certo, certo. Erano le stesse dinastie, erano la stessa tipologia di dinastie, e da questo argomento vorrei fare un'altra illazione, un altro collegamento ideale. Ricordiamoci che queste pseudodinastie, quella egiziana di meno, ma le altre, parlo di quelle dinastie del petrolio, erano sceicchi, ma non erano niente di più, e furono tutte aiutate a diventare dinastie di troni, di territori che furono costituiti in Stato dopo lo smembramento dell'impero turco. Anzi, diciamo di più che l'impero turco, lo smembramento dell'impero turco fu voluto
fu fatta a ciò, a questo fine, la prima guerra mondiale, per poter impossessarsi le potenze occidentali dei territori produttori di petrolio. Questa è la vera ragione del primo conflitto mondiale. Tranello nel quale caddero tanto la Germania quanto l'Austria, perché fu un tranello. Certo. Perché le potenze occidentali, Inghilterra in primis, non erano molto interessati alla, come dire, divisione di quello che era stato il territorio dei due imperi, ma erano interessati alla spartizione, ovviamente Francia in subordine, alla Francia spettò la Siria e poco di più, e Italia completamente esclusa, per potersi impossessare dei territori produttori di petrolio. Questa è la vera ragione. Sì, verissimo. È proprio così. Ma c'è addirittura c'è un libro di una biografia su Churchill degli anni 10, e io ce l'ho, è un inglese che l'ha scritto, mi ricordo il nome di questo storico, che conferma proprio questo fatto qua che dici tu. Addirittura si dice che Churchill, no, nel dividere, diciamo, nel frazionare i territori del vicino oriente, cioè la Siria, l'Iraq e così, no? Faceva i confini tutti dritti, no? Addirittura ubriaco, poi si toglieva il sigaro semispento da bocca e sulla carta tirava una striscia nera, no? E lì decidevano i confini. Tu pensa un po' che cosa accadeva? Ma sì, ma d'altronde sì, certamente tutti i conflitti che ne sono nati dopo, che sono stati conflitti interetnici, erano dovuti al fatto che, e questo lo dobbiamo riconoscere, perché noi stiamo ragionando in termini di storia e di geopolitica, non facciamo illazioni come ci vengono in testa. Dobbiamo riconoscere che questi confini furono creati artatamente, perché prima non c'erano. Infatti. E siccome prima non c'erano, perché era tutto impero, è proprio così. Era tutto impero della sublima porta, infatti, loro hanno avuto buon gioco e anche ampia giustificazione a dividerselo come gli pareva a loro, perché non è come l'Europa, che era già divisa in stati, nazioni, etnie e quant'altro da millenni. Là era tutto impero turco, il quale a sua volta aveva sostituito l'impero romano. Quindi sì, loro da quel punto di vista lì sono stati giustificati. Non sono giustificati loro adesso, nel loro intento, parlo di loro perché inglesi, americani, francesi, ebrei sono la stessa razza, gli scopi sono gli stessi, i danneggiati siamo sempre noi italiani, noi siamo sempre danneggiati, per cui se ci sono degli italiani vestiti all'inglese che fanno yes invece di dire sì, questi sono asserviti a delle popolazioni che per istinto naturale disprezzano gli italiani. Ecco perché noi ci dobbiamo ribellare a quella gente. Infatti, e ora? E ricordiamoci che è quello che disse anche un certo Bertolucci, ha detto le stesse cose che dici tu adesso. Esattamente, non solo, ricordiamoci che fino agli anni 20-25, e io mi ricordo quello che scriveva un grande storico americano, Mike Gregor, sì, e diceva fino al 25 gli italiani in America erano considerati peggio delle bestie. È vero, è così. In parte se lo meritavano, però è altrettanto vero che tu mi puoi considerare. Allora è come per dire che io salgo su un treno e vicino a me c'è un criminale, sono un criminale anch'io, no? Allora tu piati il criminale, se no se mi viene a trattare da criminale o da peggio della bestia, io tratto a te come tale e cerco in tutti i modi di farti il servizietto. Esattamente, è così, no? Ma è vero, ma quello che è chiaro? Dice, no, niente, io ti ho detto questa cosa qui adesso, appunto, del fatto della Siria, no? Che noi sappiamo benissimo l'importanza che ha questa nazione, soprattutto in funzione della geopolitica russa. E adesso quello che mi domando io è stato quello che tu facevi, il libro bellissimo fatto negli anni 30 dal, per vedere l'autore che è, vieni proprio vicino, fai vedere il titolo in alto, l'autore è riesci a leggere? No, l'autore no
L'autore, allora, no. L'autore si chiama Romolo Tritoni. Tritoni, sì, sì. Libro docente di storia e politica, sì, coloniale. Esatto, che negli anni 30 si parla di queste cose qui. Infatti mi ricordo che ne abbiamo parlato già qualche tempo fa. E adesso lo dobbiamo ripetere, perché lor signori quello che vogliono è la spartizione della Siria. Sì, sì. Allora, come mi è capitato di dire anche stamattina, noi italiani invece siamo interessati a che la Siria sia tutta unita. Certo. È tutta una questione di interessati. È tutta una questione di interessi reciproci e di economia e quant'altro, però è così. Allora, se loro vogliono spartirsi la Siria, questo è un atto bellico contro l'Italia, né più né meno, non di quello che l'Italia è successo nella Libia, dove il maggior perdente è stato l'Italia, certo, perché l'Italia era il primo operatore, ma non soltanto nei rapporti economici banali tra Stato e Stato, era il primo operatore all'interno della Libia. Infatti, do di più. Perché i diritti dell'Italia c'erano stati riconosciuti da dopoguerra in poi. Infatti, do di più. Tu pensa quanti disoccupati ha prodotto in più in Italia per via di ciò che è successo in Libia. Tu pensa solo a quello. Non solo. Ecco, e che è l'embargo, e l'embargo contro l'Iran non è la stessa cosa? Beh, quello tutta Europa, ma per la Libia chi ci ha rimesso di più è stata l'Italia. Allora, la guerra che questi stanno facendo apparentemente contro questi stati del vicino e Medio Oriente, in realtà è la guerra contro l'Italia. Anche, e gli italiani, sì, certo, dovrebbero percepire che questa è una guerra contro di loro. Ma certamente, contro di noi, ma questo mi pare chiaro, cioè, ma purtroppo, vedi, abbiamo una stampa che è quella che è. Solo stamattina ho visto un titolo di un giornale che accennava a queste cose qua, dici tu, ma però sei molto ipocrita, non bello diretto, bello chiaro, come diciamo noi. E purtroppo, fin quando la stampa italiana ha servita, specialmente il Corriere della Sera, come dici tu, e Repubblica, che poi, insomma, Repubblica, secondo me è meglio cambiare, no, perché quello era tutto, ma si fa chiamare Repubblica, proprio, guarda, no, non so come, con che coraggio. Il titolo Repubblica fu scelto perché aveva avuto successo il giornale Repubblica della rivoluzione portoghese, questa è la vera ragione. Ho capito. Ma a capo di quel movimento c'era un autentico socialista, questi invece sono finanzieri ebrei, è tutta un'altra cosa. Beh, infatti, è vero. Del giornale, del quotidiano Repubblica, è la linea politica degli interessi dei finanzieri ebrei. Ma infatti, di chi è finanziato Repubblica? Sì, ma a parte chi è finanziato, quella è la linea politica. Sì, se uno non capisce quando compra Repubblica o la vuol leggere, che lì ci sono tutta una serie di articoli che mirano tutti a tutelare l'interesse dei finanzieri ebrei anche contro i finanzieri non ebrei. Sì, sì. Allora non capisce niente delle ragioni degli articoli che ci sono su Repubblica. Ma direi che hai centrato perfettamente il problema, anzi, o meglio, hai detto chiaro e tondo mostrare le cose, perché è così. Il Corriere della Serva invece è fatto per i coglioni, ma è un'altra cosa. Però ecco, ti dico una cosa sola, tu hai notato Sergio Romano, no? Nelle sue lettere, no? Sì. Quando si trova davanti a cose che lui sa come sono, no? Però che non le può dire, è lì che si destreggia fra la moglie ubriaca e la botte piena, cioè non sa da che parte pensare. Esattamente. Ecco. Esattamente. E questa fa capire lunga, ma purtroppo c'è un'altra cosa da dire. Quei pochi italiani che leggono i giornali, no? Quelli che lo leggono. Mi sono domando, sempre di meno. Ma aspetta, sì, infatti, ma quei pochi lo leggono. Mi domando, quanti italiani che leggendo un giornale si rendono conto delle enormi cavolate che ancora si scrive, cioè, voglio dire, e poi se tu noti le lettere che mandano i lettori che scrivono ai giornali, le lettere varie, cioè tutte lettere morte, cioè, ogni tanto c'è qualcuno che brilla di qua e là, ma tutte lettere conformistiche, proprio, cioè scadenza assoluta, voglio dire, sia dei giornalisti, chiamiamoli così, anche per me, anche se per me sono dei propagandisti e non dei giornalisti, perché, ripeto, per me il giornalismo è una cosa seria e non è quello che oggi c'è, assolutamente no.
Io ho fatto l'esempio dei tre giornali più visti, cioè i maggiori con Striscia la Notizia, no? E che in effetti è vero, Striscia la Notizia ti fa ridere, ma fa informazione, cioè dice delle cose veramente che accadono, anche se non è proprio il massimo, però fanno più informazioni questi che fanno ridere la Striscia la Notizia che non dei buffoni che fanno i seri, in realtà sono dei buffoni, cioè che non dicono nulla. È chiaro, no? Uno qui deve pensare un attimino, cioè tu guarda i fatti che...